tutti ragazzi, sono Sgargaro e vi do il bentornati sul mio canale, anche oggi per un altro episodio di Hearthstone. Ragazzi, sono sopravvissuto al derby, sì, ci hanno ammazzato di lavoro, ma ce l'ho fatta e sono qua a registrare un video. Ieri non ce l'ho fatta perché sono arrivato a casa alle 2 del mattino e ho detto bella il video, vado a dormire che è meglio. Ciao, facevo più. Oggi sono un pochettino più sveglio, diciamo. Quindi siamo qua per testare un mazzo. Ieri vi ho fatto vedere che a malvolere è tornato Pirate Warrior. Già, bene sì. Volete sapere cos'altro è tornato? Che sta facendo, mietendo vittima a destra a manca? Face Hunter. Sì, proprio Face Hunter. Questo, ve lo giuro, questo. Ha il 63% di win rate sto mazzo. È tantissimo. È ignorantissimo sto mazzo. Non ho ancora giocato, della verità. Devo capire come fa a essere così ignorante. Come carte nuove nel mazzo abbiamo Dwarven Sharpshooter, che è il tuo hero power per targettare i minion. Questo qua fondamentalmente serve per controllare un pochettino la board. Poi abbiamo la nuova side quest, che dice usa l'hero power 3 volte su mon 3 per gnom. Quindi calcoliamo, già usando l'hero power 3 volte sono 6 danni, in più summonate 3 le per gnom e sono altri 6 danni. Sono 12 danni soltanto così. E di altra carta nuova abbiamo il Phase Stalker. 2 mana 2-3, dice dopo che tu usi l'hero power, gioca un segreto dal mazzo. Carta veramente molto forte anche questa. Il resto sono tutte carte che conosciamo, tutte carte che tendono ad andare face qui. È abbastanza facile da capire come funziona. Andiamo a vedere questo mazzo cosa è in grado di fare. Non l'ho ancora provato, quindi è da vedere. Il presunto rank è quello che è, ma ve l'ho detto, ora come ora il tempo di rankare non ce l'ho. Mi diverto a fare un po' di video quando ci riesco e basta. Raga, andiamo a testare il mazzo che è l'una. C'ho sonno, dovuto dormire. Face Hunter, let's go. Partiamo da un mazzo che non si becca in sti giorni, cioè Shaman, che è pronto al nerf, per giunta. Non male sta mano. Peccato solamente per il coso. Allora, una quest. Oh wow. Lui gioca la quest, gioco la side quest. Quindi prossimo turno hero power, il turno dopo facciamo questo più hero power. Che come side quest comunque non è per niente male, eh. Per un mana calate 3-1-1. Vediamo, opla. È forte anche sta carta, ragazzi. È anche una bestia. È una bestia, ragazzi. È una bestia di carta. Sta ancora un turno questo. Oh boy. Oh boy. E facciamo un bel po' di danni. Qua abbiamo Misdirection, Explosive. Quello glielo levo per il semplice fatto che non mi voglio che mi killi sto a fare qua. Voglio giocare ancora un segreto dal mazzo. Che in realtà non ce l'ho perché ho pescato Misdirection, quindi no, ti giuro Explosive. Dire che ragazzi i danni che sto facendo, cioè, e pensate le pergnome che ora sono degli 1-1, prima erano dei 2-1, ragazzi, dei 2-1. Questa è una carta cattiva, quella che ho usato, eh. Mm.
e ha 2 di vita. Prossimo, cioè 4 di vita, prossimo turno faccio Life Drink e Pyro Power. E teoricamente sono a posto. Yeah! Speravo face, eh? Tutto in via, non c'ho più segreti. Ok, Face Hunter Boys, mazzo complicato da giocare. Shaman Again, ho appena vinto uno di default, perché il tizio è andato FK, quindi non si conta. Lei ha tutta sta rumenta. Ah, che bella mano questa, eh. Abbiamo un ping che fa 2 danni, ragazzi. Quanti danni. Voglio pescare la side quest. Un pochettino brutta sta mano qua rispetto alle altre. Non ho pescato la bestia, non c'è la side quest. Più lenta sta partita sarà. Oh crap. Ok. Tracciamento. Puliamo. Brutta giocata, non lo metto in dubbio, però. That's big. Depistaggio. Cuccia! Cuccia! That's very big. Sapete cosa si fa qua adesso, vero? Si pesca quello schifo. Misdirection, ti prego attacca face. Ti pigli 7 danni da face e io sono contento. Ti prego, attacca, attacca. Attacca, attacca, attacca. Devi attaccare, Fre. Signorante, manda questo face prima. Metti che è un explosive. Ti faccio danni ai minion, no? Yes, 7 danni da face. Boom. Se non mette giù Taunt, io comunque li Roy Jenkins.
Davvero. No. L'abbiamo mandato a uno, ragazzi. E non è valido. Oh, I'm in danger. Sono veramente in danger, ragazzi, aiuto. Sette, quattro, undici. Così sono 13. Due danni dovrebbe avere. Così non ho più l'italio. Però sono confidente che pescherò tipo o una succhiavita, un lifelinker, o una sguinzaglia segugi. O un fuoco rapido, qualcosa che far danni, in poche parole. Ok. Ovviamente poi bleffiamo, ragazzi. Io faccio hero power, dico well played e metto giù la freezing trap e lo vediamo concedere. GGVP. E due sciamani a casa. Mamma mia come picchia sto mazzo. Mamma mia. Mamma mia. Un druido. Vieto tutta sta roba. Speriamo nella side quest. Mai nella vita. Diamo un tracking però, attenzione. Leroy Jenkins. Vabbè, vado di Animal Companion, ragazzi. Ah, questo. Coin me lo tengo. Cioè, in realtà no, dovrei fare questo e coin. Ha più senso. Perché levo almeno i segreti dal mazzo. Più bello così. Tutto il contro druido è difficile. Recupera troppa vita. Questo è cattivo. Un depistaggio, wow. Proprio quello che volevo. Vabbè, trabba. Vedete perché è difficile? Recupera troppo armor, il bastardo.
Beh, anche io la mia side quest l'ho completato, mi è calato i miei 3 per gnom, che non gli faranno niente a un druido. Ma sono dettagli. Infatti come arriva uno swipe faccia che è grosso come una casa. Quello è grosso. Tengo tutti i danni possibili, tengo. Anche se vi ripeto, c'è la spell con la 6 mana che lo cura e mette giù un taunt. È praticamente quella. Sono un po' a 90. Tipo stra mega perso. E come dire, suppongo di aver perso perché muro di taunt più 12 di vita che ha recuperato. No, liscio. Beh, contro questi tipi di mazzi qua ha un pelino di problemi, ovviamente. È forte contro gli shaman in compenso, però contro gli shaman è fortissimo. Immaginiamo che concediamo, tipo, più bello. Andiamo a sbustare quel pacchetto che è rimasto. Comunque, ragazzuoli, prima di andare a vedere il mazzo, me la sento positiva. Andiamo un attimino. Tanto disabilitiamo il death tracker. Andiamo a sbustare un pacchetto. Là. Guardate come c'è la leggendaria dorata qua. Ho sbagliato. No, no, no. Ah. Gold Legendary. Vabbè, non ce l'avevo. Non ce l'avevo, tornate a voi, avete visto? Una leggendaria in più. Ok, ora possiamo andare a vedere il mazzo. Ma la sentivo, ve l'ho detto, non mi credevate e ve l'ho dimostrato, quindi. Face Hunter. C'è poco da dire. Avete visto, se pescate la quest all'inizio è fortissima, perché comunque danni a go-go. Problemi sulle classi che recuperano troppa vita. Contro Druid, tra cose che mettono armor, cose che recuperano vita, taunt grossi. Oltre un totem ce la fate. Contro altri mazzi tipo Shaman che non si curano quasi un cazzo, li pestate come se non ci fosse un domani e tutto sommato vanno giù che sono un piacere. Se volete divertirvi finché non nerfano lo Shaman, questo è il mazzo che fa per voi. Io ragazzuoli ora vi saluto, vado a riposare un pochettino che ne ho bisogno. Grazie per avermi seguito anche oggi. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, spolliciate e iscrivetevi al canale abitando la campanella e, come vi dico sempre ragazzi, alla fine del video, ci vediamo domani per un altro video. A domani ragazzi, ciao ciao!